La città della salute a Sesto è un risultato che la Regione Lombardia si è portata a casa? Beh, c'è un grande risultato del sistema Italia, tutti insieme per noi è un motivo di grande orgoglio, perché mettendo insieme due istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che si occupano di oncologia e di neurologia, noi riusciamo a dare risposta a bisogni di salute molto più importanti e efficienti, e al tempo stesso questo diventerà una grande leva di sviluppo di un territorio importante dell'area milanese. Quindi si smarcherà presto dal caso giudiziario della gara d'appalto che sembrerebbe rallentare un po' i tempi? Sì, diciamo che purtroppo in Italia è sempre così, chi perde fa ricorso, il TAR aveva dato ragione, il Consiglio di Stato chiede solo di fare qualche piccola ricognizione, non si dovrà rifare la gara, è solo un riconteggio con l'esclusione di un paio di aziende, quindi solo poche settimane di ritardo per un'opera che ha bisogno di tempi certi, così come lo sono stati quelli delle bonifiche. Noi siamo più forti anche, insomma, delle interpretazioni giuridiche.